In linea generale, Modigliani è un fenomeno che va al di là della sua vita, della sua arte, del suo nome, perché si lega inevitabilmente ai falsi Modigliani. È l'unico artista che... Un padre così ingombrante, Giuseppe, un padre così straordinario, ingombrante. Abbiamo visto questo speciale addirittura sul TG1, tra l'altro molto lungo perché mi sembra che sia 11 minuti, quindi lo spazio ha... Ascolti, beh, vuoi essere Mario del Monaco, ma non si può avere potuto parlare senza di loro. Che è una collaborazione ormai che è diventata continuativa per il progetto Fenice Educational. Portiamo la Fenice in tutta la città metropolitana, è la prima volta che esce dal suo teatro per andare incontro alle persone in un contesto che non è quello classico della musica, cioè il teatro La Fenice e il teatro Magra. Lui, cioè l'apostolo che lui amava, e al di là di tutto è la passione che arriva al mistero, è questo. Sorso d'aceto è un caffè scorretto, è un sorriso, l'abbiamo cambiato oggi il titolo, infatti ce ne siamo accorti. È stata un'esperienza notevole, io sono al 12° romanzo e con Rosé abbiamo fatto questa esperienza presentando al Tempo di Milano e al Salone del Libro quest'anno quest'opera così nata un po' per scherzo, però mica tanto per scherzo, perché poi abbiamo documentato una verità, qualcosa che effettivamente... Intanto ringrazio Sandro di avermi ospitato qui e sono molto onorato. Argomento difficile, dopo tanta cultura del nostro amico, mi rende un po' materiale, no? Dove ci vogliono affrontare? L'8% degli italiani solo affronta, a confronto con l'Inghilterra e con la Gran Bretagna, l'80% della popolazione già prima ai nostri figli piuttosto che farlo dopo a carte già giocate. È meglio organizzare prima le cessioni affinché accada. Io aspetto che apra la casa della fotografia a Milano per fare un dialogo con Miami, perché in realtà quello che è poco considerato in Italia è la parte fotografica. La fotografia ha perso molto grazie a quello che è stato il suo sviluppo incredibile determinato dal cellulare che tutti abbiamo in tasca. Ma una cosa che ha fatto Salvo con Sgarbi è stata portare la mostra di Pasolini a Miami qualche anno fa. Un caloroso applauso da tutti voi, fate un applauso, facciamo un applauso. Applauso Brunella. Grazie. E a gioia, a gioia. Forse sono dei piccoli segreti, ma sostanzialmente fino ad oggi tutto quello che vediamo in televisione si basa, cioè tutto il volume d'affari enorme che gira intorno a quello che viene proposto in televisione si basa sull'Auditel, che sono tuttora... Oggi, 2018, l'uso interdisciplinare di tutti i linguaggi per la comunicazione e integrazione sociale, quindi parlo di mimico gestuale, grafico, fotografico, filmico, virtuale, pittorico, musicale, poetico, teatrale. È talmente importante il lavoro interdisciplinare che permette a una persona di far uscire, e questo lo dico individualmente in gruppo, anche perché io sono la fondatrice, la caposcuola di una metodologia di intervento terapeutico che si chiama psicoanimazione, che vuol dire dare anima all'anima,
che nasce negli anni 70 in Italia a seguito di tutti i grandi movimenti che sono anni 40-50 di Art Therapy, ma nasce con l'impegno culturale. Noi abbiamo cominciato a lavorare nel 75 alle periferie della città di Roma. Che pensi dell'arte come veicolo per star meglio? Dire, esprimere una risposta davanti a con tanta capacità è un po' difficile. Devo dire soltanto questo, che forse seguendo i suggerimenti di mia madre e di mio padre, e che per non cadere mai nel malessere, diciamo, attuale, forse il segreto è quello di rimanere bambino. Mi atterrò da voi con una frase, la prima frase che ho sentito in un bar, da un tizio che non conoscevo, a Roma. Entra un signore, di quelli romani proprio, buongiorno a tutti meno che a uno. E quindi io mi atterrò da voi dicendo la stessa cosa, buon proseguimento a tutti meno che a uno. E me ne andrò via nel modo che mi suggerisce la mia follia infantile, sgattaiolando. E però il mio punto di vista è quello di un tecnico editoriale che si occupa fortunatamente da più di 15 anni del più importante catalogo dell'arte moderna, del più importante annuario, che è l'Expo Laffi e che oggi si chiama Catalogo dell'Arte Moderna, di cui è in stampa in questi giorni il numero 54. Il catalogo nasce nel 62. Bene, quest'anno il catalogo avrà 1000 pagine. Gran parte degli artisti che noi presentiamo nel catalogo, molti dei quali devo dire si incrociano con gli artisti che Salvo porta in mostra, che vediamo anche qui, ma anche nelle mostre precedenti, perché ormai siamo quasi l'editore ufficiale di Salvo Nunez, di Agenzia Promoter, di Spoleto Arte, e mi fa molto piacere. Dormo poco, ma mi serve fare questa cosa. Insegnanti che magari insegnano al mattino, al pomeriggio hanno il dopo scuola piuttosto che l'orario lungo, alla sera hanno la famiglia. Grazie.